Il ritorno in campo a 40 giorni dall'ultima volta, a causa contagi da Covid nel gruppo squadra, non è stato dei più felici sul piano del risultato per il Nardò. Il team allenato da Ciro Danucci ha ceduto per 1-0 alla capolista Taranto in una partita che, spiega il presidente Salvatore Donadei a Telesveva, è stata caratterizzata anche da un paio di decisioni non condivisibili da parte della squadra arbitrale. C'è stato un mani clamoroso in area di Mastro Monaco subito dopo l'1-0, veramente clamoroso, con Potenza vicino. Nessuno ha detto niente. Il gol, peraltro, che è stato un nostro infortunio, è venuto comunque da un calcio d'angolo invertito. C'era una rimessa, dal fondo nostro, è stato dato il calcio d'angolo. Sapete, ci conosciamo da tempo, non mi sono mai lamentato, né io non andrò a scrivere lettera all'ND, non farò dossier, non me ne frega niente di tutto questo. In generale, io credo in generale che non ci sia assolutamente malafede. E in generale credo, per rispondere alla tua domanda, francamente che spesso e volentieri ci sia una inadeguatezza dei fischietti. E delle terne, perché spesso i disastri le fanno gli Collaboratori. assistenti. I punti in classifica del Nardò sono 34 e valgono oggi la decima posizione in classifica. Numeri che vanno però tarati sui 4 match che Potenza e compagni devono ancora recuperare, con 12 punti in palio. Una sorte condivisa con il team Altamura. Anche il gruppo allenato da Alessandro Monticciolo è a quota 22 gare disputate su 26. Donadei non ha dubbi sul fatto che i playoff, oggi distanti 9 punti, siano un traguardo alla portata. Io penso che Nardò e Altamura siano due belle città, siano due grandi piazze e si meriterebbero anche questo, diciamo, questo premio, tra virgolette, per tutti gli sforzi che stanno facendo in un'annata davvero in cui troppe volte troppe persone stanno dando per scontato ciò che scontato non è. Cioè, qui noi andiamo a concludere tutti quanti, ci metto in Nardò, ci metto l'Altamura e tante altre società, una stagione veramente incredibile, dove non abbiamo avuto nessun tipo di contributo. Io batto sempre su questo tasto, quando invece dall'inizio si parlava addirittura di annullare la tassa di iscrizione, le fideiussioni, ma che non è successo assolutamente nulla. Di qui al 9 maggio il Nardò scenderà in campo ben 7 volte. Nel girone H sarà sospesa la giornata di domenica 25 aprile per garantire la disputa dei recuperi. I neretini affronteranno nel prossimo weekend il Portici in casa per poi giocare il 21 a Casarano, il 25 a Nardò contro l'Aversa e ricevere 3 giorni dopo il Fasano. Maggio avrà il via, il 2 ad Altamura, proseguirà il 5 a Gravina e il 9 sul campo amico contro la Fidelisandria. Donadei confida anche nel possibile ritorno in minima percentuale del tifo sugli spalti. La prova generale l'abbiamo fatta già ad ottobre, è andata benissimo con il 15% della capienza contingentata. Quindi per favore ritorniamo su queste questioni, che sono questioni di vitale importanza per le società, perché sono ossigeno puro gli incassi per le società, oltre all'aspetto del colore, della passione, del folklore. E sinceramente vi dico, io sono stufo.